ora parliamo di letteratura. Lo facciamo in compagnia di un ospite che ci ha raggiunto in studio, Marco Lupis, autore del libro I cannibali di Mao, la nuova Cina, la conquista del mondo. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Il libro è un viaggio lungo 25 anni alla scoperta della Cina che lei ha fatto come cronista. Com'è cambiato il paese in questi anni? Beh, in questo lunghissimo periodo in cui ho lavorato in Cina, appunto da corrispondente per molte testate italiane, la Cina è cambiata radicalmente, è praticamente passata da quel grande paese agricolo fondamentalmente, quale era quando io vi arrivai nel 95, nel lontano 95, all'attuale superpotenza mondiale che dà dei punti anche agli Stati Uniti ed è quanto mai vicina, non si può più dire che la Cina sia lontana, è vicina anche a tutti noi, anche alla Calabria. È un paese, come diceva, in forte espansione che va alla continua ricerca di nuovi partner, commerciali. Secondo lei si potrebbe stabilire un rapporto tra la nostra regione, la Calabria, e un paese, così in fermento come la Cina? No, anzi, la Calabria potrebbe trovare nel rapporto con la Cina delle grossissime opportunità. Mi viene in mente per esempio il porto di Gioia Tauro, che dovrebbe entrare a far parte di questo corridoio, questa nuova via della seta, no? Che il presidente Xi Jinping cinese vuole mettere a punto e quindi la Calabria potrebbe giocare un ruolo fondamentale. E con tutti i distinguo che io faccio sempre, dicendo che attenzione, la Cina è una grossa opportunità, ma va maneggiata con cura, diciamo, attenzione, perché lo strapotere economico finanziario della Cina può portare a essere, diciamo, nei suoi confronti veramente dei nani e quindi ad accettare anche un modello economico che comunque resta un modello non democratico e liberale, perché la Cina non è un paese democratico con elezioni democratiche e lo sappiamo, e non vorrei per primo, e non dovremmo rischiare di importare insieme alle opportunità economiche anche questo modello che può funzionare da loro, Ma ma che che magari tradirebbe tutti i funziona nostri meno da principi, noi. certo. E, tra l'altro, lei nel libro, a proposito di rapporti proprio Cina-Calabria, ha individuato dei rapporti storici. Sì, perché curiosamente nel corso di alcune ricerche ho scoperto che alcune grandi figure, due grandi figure di religiosi, il beato Camillo Costanzo da Bovalino e padre Grillo da Oppido Mamertina, hanno avuto rapporti, sono andati missionari in Cina, il beato Costanzo è stato anche martirizzato poi in Giappone, non in Cina, ma comunque in quell'area, e poi ho voluto dedicare un capitolo a questa grandissima figura del grande viaggiatore seicentesco Giovan Francesco Gemelli Careri da Tauria Nova. Allora, per chi avrà curiosità di scoprire proprio queste Assolutamente. figure, c'è il suo libro che ci dà delle delucidazioni. Grazie al Grazie nostro a voi. ospite e noi andiamo avanti.